Bene, allora siamo venuti qua a Isola Verde, siamo da Michele a bellissima capannina, complimenti, sempre tenuta Grazie. in ordine, proprio bella. Oggi purtroppo sappiamo che donne topless non ce ne sono, No, purtroppo, giornata vabbè, ci persa accontentiamo, dai. completamente. Ovviamente parliamo sempre per motivi professionali, che sia ben Esatto. chiaro. Allora, c'è stata questa mareggiata, sapete sempre che noi siamo sempre vicini a questi amici di Isola Verde. Cosa ci dici, cosa è successo, com'è andata? Oggi la marea alta, 1,5 m è arrivata, con un bel mare, un bel vento, fortunatamente dopo ha calmato e abbiamo visto, è arrivata alta, però fortunatamente le dighe che sono state fatte ci hanno salvato da parte di là perché sarebbe arrivata molto molto più avanti. Invece è stata solo un'acqua da allagamento, poco più, certo che c'è punti che la fa danno, che ha, crea dei problemi, però devo dire che le dighe ha fatto il suo. Ovviamente bisognerà vedere quando tutto sarà finito come deve essere e vedremo dopo se il lavoro sarà effettivamente buono. Infatti ti vedi dove che non ci sono le dighe e che ne ha mangiato parecchia sabbia. Devono fare altri interventi, se non sbaglio, No, deve completare quello che c'è in opera perché non è finito, a settembre deve venire a finirlo. sì. Infatti che c'è il varco qua che deve essere fatta la soffolta sotto che porta corrente e crea danno sulla base della diga, per cui là che c'è ancora il problema, non essendo fatto il ripascimento per cui manca parecchia sabbia, che se ci fosse sarebbe tutto un altro discorso, insomma. Comunque dai, moderatamente soddisfatti e Dicono che confidiamo in ci hanno futuro. promesso che a settembre completano il tutto anche con il ripascimento, speriamo nel futuro, dai, Beh, hanno perché sempre oggi detto, più quando hanno detto fastidio. l'ho visto che hanno mantenuto fino a non per fare la parte Sì, dei filo no, governativi, ma. diciamo che hanno dei tempi molto elastici, ti dicono a settembre, poi bisogna vedere se settembre diventa novembre, dicembre, spero sia settembre, insomma, dai. Anche per fare l'inverno tranquilli, non come Sì, quello passato. sì. Dopo ovviamente mi auguro anche per gli altri che portino avanti anche i lavori sulle altre celle, perché effettivamente il problema c'è anche per gli altri Sì, questo. vogliamo ricordare ancora una volta che non è solo un discorso degli operatori balneari, No, perché no, qua vuol dire difendere tutta l'isola, bravo, perché dopo questa riga che c'è qua c'è un dislivello di oltre 2 metri e quindi se dopo è rompe qua tutta discesa si va dopo, tutti sotto. quindi sì. Io sta cosa qua la dico Lo so, sempre, perché purtroppo, qualcuno dice ma chi se ne frega, sì perché fanno skate, tutte queste cose qua. Sì, no, per carità, è giusto che guadagnate, ci lo mancherebbe sappiamo altro. tutti come canta il popolo, ma la realtà è Ma non è il questa. popolo, alcune persone Sì, che vedono le qualcuno, cose esatto. solo da un punto di vista, invece bisogna valutare un po' tutte le cose. Allora siamo alla camera, la pescheria della camera, la novità è sulle ostriche, praticamente c'è una nuova confezione come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime, una novità tecnologica, aprire le ostriche non è diciamo facilissimo. Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostrica.